PAB è entrata in borsa. La posizione del sindacato della CGIL qual è? La CGIL ritiene che l'ingresso dei privati nel capitale SAC sia importante. Si deve fare con tutte le forme di legge e la trasparenza necessarie, perché non bisogna regalare niente a nessuno e bisogna rendere al massimo i profitti. La quotazione in borsa decisa dalla SAC ci sarà il modo migliore per rendere massimi i profitti. È chiaro comunque che la posizione della mano pubblica nell'azienda aeroportuale deve restare presente, ed è soprattutto vero che non bisogna pensare a pacchettini in regalo precostituiti da parte di nessuno. Che ruolo dovrebbe avere la mano pubblica a questo punto? La mano pubblica deve avere un ruolo di controllo di queste aziende, non di gestione, perché dopo che viene fatta una privatizzazione legata alla quotazione in borsa, bisogna avere criteri di gestione privatistici. Io voglio riconfermare che negli ultimi anni si è avuto un aumento dell'efficienza della gestione che è sotto gli occhi di tutti, in SAC. Quindi è un giudizio positivo quello che date voi sul management? Noi diamo sul management un giudizio variegato. Senza dubbio in questi anni è aumentata l'efficienza ed è anche aumentata continuando a discutere con i sindacati. Quindi questo non vuol dire che non discutendo con i sindacati si migliora l'efficienza. In SAC continuiamo ad avere una buona vita di relazioni sindacali aumentando l'efficienza. Si è parlato di rischi sulla privatizzazione, sono reali o sono leggende? Ma guarda, io credo ai rischi quando li vedo. Io credo che facendo la quotazione in borsa, come ha trasparentemente deciso il Consiglio di amministrazione di SAC, è il modo migliore per prevenire i rischi, perché la quotazione in borsa è la forma più, diciamo, attenta e trasparente di immettere capitali nuovi all'interno di un'azienda. Un'ultima cosa, sulla Winjet ci sono novità? Sulla Winjet a me non ne risultano, dobbiamo stare attenti a non creare illusione da parte dei lavoratori che poi vengono in qualche modo sopite. Questa compagnia non è più ripartita? Infatti io l'ho detto sin dall'inizio che era difficile che ripartisse, in quanto il mercato delle low cost è un mercato difficilissimo. Sarebbe giusto tutelare le lavoratrici e i lavoratori, è giusto pensare di farlo nell'ambito di questa società catanese così complicata.